Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretta la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Mamma Santa, tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 6, capitolo 81, 17 novembre 1904. Avendo fatto la comunione, stavo pensando alla benignità di nostro Signore nel darsi in cibo ad una sì povera creatura quale io sono. E come potrei corrispondere ad un sì gran favore? Mentre ciò pensavo, il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, come io mi faccio cibo della creatura, così la creatura può farsi mio cibo, convertendo tutto il suo interno per mio alimento, di modo che pensieri, affetti, desideri, inclinazioni, palpiti, sospiri, amore, tutto, tutto dovrebbero tendere a me. Ed io, vedendo il vero frutto del mio cibo, quale è di divinizzare l'anima e convertire tutto in me, mi verrei a cibare dell'anima, cioè dei suoi pensieri, del suo amore e di tutto il resto. Così l'anima mi potrebbe dire: come tu sei giunto a farti mio cibo e darmi tutto, anch'io mi sono fatta tuo cibo. Non resta altro da darvi, perché tutto ciò che sono, tutto è tuo. In questo mentre comprendevo l'ingratitudine enorme delle creature, che mentre Gesù si benigna di giungere a tale eccesso d'amore da farsi il nostro cibo, noi gli neghiamo il suo cibo e lo facciamo stare a digiuno. Capitolo 82, 18 novembre 1904. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il mio adorabile Gesù, mi ha detto:
Figlia mia, il mio cielo, quando venni in terra, fu la mia umanità. E come nel cielo si vedono la moltitudine delle stelle, il sole, la luna, i pianeti, l'ampiezza, tutto messo in bella ordinanza, immagine questo del cielo che esiste di sopra, dove tutto è ordinato, così la mia umanità, essendo mio cielo, doveva trasparire fuori l'ordine della divinità che abitava di dentro, cioè le virtù, la potenza, la grazia, la sapienza ed altro. Ora, quando il cielo della mia umanità dopo la risurrezione è sceso al cielo empireo, il mio cielo sulla terra doveva continuare a sussistere. E queste sono le anime che danno l'abitazione alla mia divinità. Ed io, abitando in loro, vi formo il mio cielo e vi faccio trasparire anche fuori l'ordine delle virtù che vi stanno di dentro. Ora, qual è l'onore della creatura nel prestare il cielo al creatore? Oh, ma quanti me lo negano! E tu non vorresti essere mio cielo? Dimmi che lo vorresti. Ed io, Signora, non voglio altro che essere riconosciuta nel tuo sangue, nelle tue piaghe, nella tua umanità, nelle tue virtù. Solo in questo vorrei essere riconosciuta, per essere tuo cielo ed essere sconosciuta da tutti. Pareva che approvava la mia risposta ed è scomparso. Capitolo 83, 24 novembre 1904. Standomi tutta afflitta ed oppressa e vedendo il buon Gesù che gocciolava sangue, ho detto: Signore benedetto, e a me non volete darmi almeno una goccia di sangue per rimedio di tutti i miei mali? E lui mi ha detto: Figlia mia, perdonare ci vuole la volontà di chi deve dare e la volontà di chi deve ricevere. Altrimenti, se una persona vuole dare e l'altra non vuol ricevere, la tonta che la prima vuole dare non può dare. E viceversa, se la prima non vuole dare, l'altra non può ricevere. Ci vuole l'unione dei voleri. Ah, quante volte la mia grazia viene soffocata, il mio sangue respinto e calpestato. E mentre ciò diceva, vedevo che nel sangue dolce di Gesù vermicolavano tutte le genti, e molti se ne uscivano fuori non volendo stare dentro di quel sangue, dove sono racchiusi tutti i nostri beni e qualunque rimedio ai nostri mali. Bene, sono importantissimi e profondissimi questi capitoli, assai importanti per decodificare degli aspetti essenziali, ecco, della nostra vita di unione con Gesù, di grazia e ancora di più di unione con la Divina Volontà, tra l'altro, specialmente il secondo, 1904, poco dopo, se non ricordo male, la morte di Santa Teresina, o forse lo stesso anno addirittura. Era Santa Teresina che chiamava l'anima il piccolo cielo di Gesù. Comunque andiamo con ordine. È interessante notare come il primo e il terzo e la terza sottrazione di Gesù partono da alcune, come dire, manifestazioni e fusioni di amore di Luisa che Gesù raccoglie e usa, diciamo, come strumento poi per approfondire degli aspetti. E questo ci fa anche comprendere l'importanza di fissare bene, no? Per esempio, il primo è: stavo pensando alla benignità di nostro Signore nel darsi in cibo ad una sì povera creatura quale sono io. Già questa frase, no, fa comprendere, primo, che Luisa ci crede, insomma, che nell'Eucaristia è presente Gesù, il che, specialmente di questi tempi, faremmo bene a non darlo troppo per scontato. E, oltre a questa fede, c'è anche, come dire, la coscienza che, insomma, chi sta nella comunione, chi sta nella Santissima Ostia è Dio. E noi potessimo essere pure più santi e più dell'universo, siamo sempre dei nulla, delle povere creature, no? E che fare la comunione, questo perché lo ricordiamo sempre, e ricordiamo che questo non soltanto vige anche nella vita, nella divina volontà, ma sarebbe il caso di dire vige soprattutto nella vita, nella divina volontà, al contrario di quanto assai incautamente è stato affermato da qualche parte, travisando completamente l'insegnamento di Gesù. Quindi fare la comunione, la cosa più grande è che esiste tutto quanto l'universo,
universo, perché è la nostra forma massima possibile di unione con Gesù che abbiamo in questa vita, in via ordinaria. E sappiamo che le vie ordinarie sono quelle sempre più importanti e prioritarie. Allora, Gesù spiega che cosa succede quando io mi faccio cibo della creatura, quindi mi dono completamente a lei. Tutte quante le fibre della nostra anima sono plasmate, sono riempite, sono divinizzate dalla presenza di Gesù. Però dice che come potrei corrispondere a un grande favore? Dai da mangiare anche tu a me, mio cibo. Cioè, anche Gesù mangia, oggi abbiamo scoperto, e può rimanere a digiuno, no? Mangia e beve, tra l'altro, perché anche dalla croce disse ho sete, no? E sappiamo bene, insomma, lo troviamo nelle ore della passione, conforme a tutta quanta la tradizione spirituale dei santi cristiani, insomma, che ho sete si riferisce a sete delle nostre anime. Allora, come si fa a diventare cibo di Gesù? Ecco. Convertire tutto il suo attenzione interno per mio alimento. E che significa? Pensieri. A chi pensi? Affetti. Dove sono concentrati tutti i tuoi affetti? Non, come dire, a corrente alternata, ecco, o a intermittenza come le luci degli alberi di Natale, ma regolarmente, costantemente, continuamente, quotidianamente. Desideri, nella meditazione, che cosa desideri tu? Se ti apparisse il nostro Signore e dice dimmi che cosa desideri, te lo do subito, che cosa rispondi? Inclinazioni. Molto interessante questo, perché l'inclinazione, mentre i pensieri, gli affetti, i desideri possiamo e dobbiamo anche un pochino incanalarli, l'inclinazione è un po' una spia dell'anima, no? Perché ciò verso cui uno è inclinato è ciò verso cui già c'ha l'affetto. Quindi, e questo dobbiamo scoprirlo. I palpiti, i sospiri, l'amore. C'è un passo, se lo posso citare, insomma, in questo contesto, ma lo citiamo lo stesso. Sta negli scritti di Maria Valtorta. C'è a un certo punto Maria bambina nel Tempio che fa un dialogo con quell'Anna, la profetessa Anna, di cui ci parla il Vangelo di San Luca, che stando a quegli scritti era la maestra delle vergini nel Tempio. A un certo punto si mette a parlare la Madonna del Messia e parte con una Luisa direbbe gli sproloqui, fa proprio un discorso che poi stava parlando, ma era una preghiera, una supplica rivolta all'Altissimo, dove si vede tutto il cuore della Madonna, no? E poi, quando già stava quasi più di là che di qua, conclude dicendo: «O Cristo, sospiro mio». Mi rimase proprio impressa questa frase qua, no? Proprio immaginandosi la Madonna che dice così. La Madonna stava proprio completamente, cioè non pensava altro da mattina alla sera, veramente, eh? Quindi a questo avvento del Messia, che era tutto quanto il soggetto del suo continuo vivere, pregare, desiderare, no? Ecco, questo tra l'altro Gesù spiega che è l'effetto ordinario della comunione, vedendo il vero frutto del mio cibo, quale è di divinizzare l'anima e convertire tutto in me. Quindi queste cose dovrebbero succedere a chi fa la comunione, se la fa fatta decentemente. E com'è che non succede? Vedendo il frutto del mio cibo, che è di divinizzare l'anima e convertire tutto in me, cioè fare esattamente queste operazioni interiori, profonde, conosciute a Gesù e importantissime, mi verrei a cibare dell'anima. Gesù mangia queste cose, si nutre di queste cose, cioè dei suoi pensieri, del suo amore e di tutto il suo resto. E l'anima potrebbe dirmi: come tu sei giunto a farti il mio cibo e a darmi tutto, anch'io mi sono fatto il tuo cibo. Non resta altro da darvi, perché tutto ciò che sono, tutto è tuo.
Questo insomma può e deve valere per tutti coloro che lo desiderano, non ci sono categorie privilegiate, insomma, questo è accessibile a chiunque si metta nelle condizioni di poterlo vivere e soprattutto a chiunque voglia veramente viverlo. E purtroppo il capitolo chiude in maniera drammatica, in questo mentre comprendevo l'ingratitudine enorme delle creature, che mentre Gesù si benigna di giungere a tale eccesso d'amore, mai sufficientemente meditato, mi permetto di chiosare io con una glossa interlineare, da farsi il nostro cibo, noi poi gli neghiamo il suo cibo e lo facciamo stare digiuno. Noi non possiamo, questo si vede anche nell'ultimo, potremmo fare un salto al terzo e poi finire col secondo, no? Si vede che è un pochino più collegato al primo rispetto al secondo, che apre un altro orizzonte, no? Gesù dice chiaramente: perdonare ci vuole la volontà di chi deve dare e la volontà di chi deve ricevere. Cioè la comunione la fanno un sacco di gente, cioè, e molte, cioè oggi veramente, ecco, c'è molto da amare Gesù e da riparare, insomma, perché almeno a quello che appare sia nell'esteriore che da altre circostanze, insomma, molte comunioni, oltre che essere una vanificazione pressoché totale degli effetti di grazia del sacramento, sono anche peggio, insomma, purtroppo. Quindi noi dobbiamo sempre pensare, questo non lo penseremo mai abbastanza, che dalla parte di Gesù, dalla parte di Dio, è già tutto fatto, è già tutto quanto perfetto. Cioè che Gesù voglia donarsi a noi è evidente, insomma, nelle messe sono celebrate tutti i giorni tutte le chiese cattoliche, insomma, no? Quindi è lì ogni giorno si rinnova questa volontà, come dire, irrevocabile di Gesù di darsi a noi, no? Prima di vedere la nostra, perché non basta la volontà di chi deve dare, ci vuole la volontà di chi deve ricevere, altrimenti non si può. Ci vuole, questo dobbiamo ricordarlo bene, l'unione dei voleri. Se poi uno in fondo ci pensa, no? Bene, che cos'è la vita nella divina volontà? La vita della divina volontà è la fusione della volontà umana e quella divina. Che cosa significa? Significa veramente un'apertura incondizionata, totale, anzitutto a tutte le cose che il Signore ci dona, perché noi cosa gli diamo a Gesù? Possiamo dargli tutto noi stessi, possiamo dargli il nostro amore, possiamo dargli la disponibilità del nostro corpo, della nostra anima, ma è tutta roba già sua, d'accordo? Certo, è importantissimo. Tutto il problema dell'umana volontà sta nel sottrarre a Dio quello che è suo, nel trattenersi per sé, cioè avendo certamente la facoltà di farlo, il libero arbitrio di farlo, ma ciò che di per sé non dovrebbe essere fatto. Quindi occorre a volte, insomma, semplificare un po' e capire, cioè che entrare in certe dinamiche è più semplice di quello che si pensi a volte. Normale che sia così, no? Ahi, quante volte la mia grazia viene soffocata, qui conclude come prima, no? Il mio sangue è respinto e calpestato. Qui sembra di vedere la Madonna nell'ora della passione quando scende dal Calvario, che trova le tracce di sangue, chiama gli angeli, dice: fate qualcosa, mettetevi qui davanti che questo sangue non sia profanato, non sia calpestato, no? Forse gli angeli l'hanno ascoltata, la loro regina, e sono riusciti a farci qualcosa del sangue di cui era macchiata la vetta del Monte Calvario, ma qui purtroppo a questo ci si può fare niente, perché il sangue di Gesù viene respinto, calpestato, se ne vanno, e suicidandosi poi gli uomini, perché chi fa questo, insomma, va incontro al suicidio, ecco, semibestiale, insomma, della propria anima. Ecco, adesso andiamo al secondo capitoletto, il capitolo 82, ecco, dove Gesù fa questa bellissima lezione, no? Che va anche un po' al di là di quello che è il concetto di base. Gesù di base dice questo: la mia umanità, fino a quando io sono rimasto sulla terra, era il mio cielo.
da cui traspariva, e questo è un punto che adesso approfondiremo, fuori cosa? L'ordine della divinità. Così, dopo che io sono andato via, non è possibile che non ci sia un mio cielo sulla terra. Chi è il mio cielo sulla terra? Sono le anime che danno l'abitazione alla mia divinità. Quindi no. Ricordavo nell'introduzione appunto che Santa Teresa di Gesù Bambino che diceva, chiamava proprio l'anima il piccolo cielo, sulle orme già di Santa Teresa d'Avila, se non ricordo male, perché tutti coloro insomma, che hanno conosciuto una vita intensa, insomma, interiore, che hanno percorso insomma, le vie della santificazione e dell'interiorità, ecco, fino alle più alte vette, sanno bene insomma, questa cosa, no? Santa Teresa d'Avila diceva sempre: non andare a cercare Dio fuori di te, perché Dio siede come un trono all'interno, al centro della tua anima. E tutta la sua spiritualità, tutto il cammino, il famoso castello interiore, le sette stanze, sono un processo, qui sulle orme proprio delle grandi intuizioni agostiniane di Sant'Agostino, di rientrare in se stessi, no? Ecco. Pensiamo al figlio al prodigo, no? Quando rientra in se stesso, perché la vita fuori della divina volontà è una vita anche fuori di noi stessi. Cioè, si dice anche dalle nostre parti a Roma e dintorni, si dice quello sta fuori. Esattamente, quello sta proprio fuori. Sta fuori dalla grazia di Dio, sta fuori della divina volontà, ma sta anche fuori di se stesso. Cioè, la stragrande maggioranza degli uomini, cioè, non ha neanche la più pallida idea di chi sia, d'accordo? Non si conosce. E non dà la minima possibilità, come dire, a tutta quanta la sua bellezza interiore, che poi tutti quanti la conservano, Cioè, per quanto sia, come dire, nascosta e soffocata, ecco, sotto una coltre di una montagna di macerie volontariamente costruite da questa vita disordinata, perché solo questo è. Dietro quelle macerie, sotto quelle macerie, rimane la bellezza dell'anima che purtroppo si perde, come si è persa la bellezza degli angeli decaduti, solo quando separandosi dal corpo in stato di nemicizia con Dio, quindi fuori della grazia, si fissa in quello stato di bruttezza e di corruzione che diventa irreversibile. Questo, se uno ci pensa, è una tragedia, cioè, d'accordo? Cioè, noi esseri umani, mi pare che l'ho già qualche volta meditato in qualche meditazione, ma se noi prendessimo un pazzo, già successo qualche episodio, che va a Roma davanti alla pietà di Michelangelo, sfascia tutto, pio a martello e lo comincia a riempire martellate, la spiccona, poi ci butta addosso la vernice, non lo so, le peggio cose che possono succedere, immaginiamo, ci butta addosso gli escrementi, insomma, no? Ma chiunque lo prende, cioè. Se non lo linciano è un miracolo, no? Quindi, ma certamente sarebbe una persona, insomma, assolutamente come, deprecabile, no? Ma questo non ha fatto niente, non ha fatto in confronto a quello che tutti o quasi fanno nei confronti della bella statua della propria anima, chiamata tra l'altro così negli scritti, no? Quando Dio crea Adamo, la bella statua dell'uomo la chiama. Tutti fanno questo. La tragedia è. E Dio guarda quello spettacolo come abbiamo appena visto. Certamente ha fatto di tutto per poter vedere qualcos'altro e ci dà la possibilità di scrivere un bel libro, di girare un bel film con la nostra vita. Ma questo non può essere fatto senza di noi. Allora, per entrare un attimo, prima di chiudere un po' più a fondo, la mia umanità era il cielo dove traspariva fuori l'ordine della divinità che abitava dentro, le virtù, la potenza, la grazia, la sapienza ed altro. Attenzione a questo termine chiave, l'ordine della divinità che abitava dentro, cioè. Senza ordine noi non stiamo in Dio. Questo ce lo dobbiamo mettere assolutamente bene in testa. La vita deve essere ordinata. Ed ordine richiama, proprio nel termine stesso,
l'idea di un comando, no? Un ordine, cioè se un generale dà un ordine a un capitano, quell'ordine lo deve seguire, ma l'ordine bisogna darlo, cioè, d'accordo? Quindi una delle prime, assolutamente delle prime indicazioni fondamentalissime, questo viene detto a chiunque vuole cominciare, dice io voglio cominciare il cammino spirituale, dico fare questo, va. La prima cosa ti devi mettere seduto e devi prendere in mano tu la tua esistenza, con l'aiuto della grazia certamente, no? Ma cominciando a dare ordine interiore anzitutto, ma poi necessariamente anche esteriore, anzi, come Gesù qui spiega, l'ordine deve trasparire fuori, cioè se non traspare fuori il tuo ordine interiore, vuol dire che non c'è quello interiore. Perché l'essere umano non è un essere dicotomico, come dicevano un tempo gli gnostici, di cui recentemente siamo stati ammoniti dai rischi dei neognosticismi. Gli gnostici dicevano che tu puoi fare tutti quanti i peccati impuri che te pare, per esempio, in questi tempi, fine dei tempi dell'Apocalisse c'erano queste eresie, perché il corpo non vale niente, cioè il corpo non è espressione, cioè la cosa importante è che la tua anima sia unita con Dio, che abbia tutte quante quelle grandi conoscenze riservate a pochi eletti che ti rendono simile a Lui, poi il resto che te ne importa, cioè tutti i livelli, impuri, bianchi, rossi, verdi, etero, homo, fa niente. Sono cose basse, sono cose che non ci riguardano. Questa è una delle eresie più grosse che esiste al mondo. D'accordo? Perché noi sappiamo che l'anima è la forma del nostro corpo. E quindi tutto quello che noi facciamo esteriormente, ma proprio tutto, cioè ci sono i grandi sapienti. Io ricordo una volta il rettore del seminario ci raccontò, mi pare che era San Giovanni Crisostomo, mi è rimasta impresso sta cosa, no? Incontrò l'imperatore e l'ha squadrato, l'imperatore quando l'ha visto stava seduto, ha visto come stava seduto, non l'ha voluto manco salutare, dice ma come saluta l'imperatore, San Crisostomo era il vescovo di Costantinopoli, dice no io questo non voglio manco guardare perché da quest'uomo non verrà niente di buono, non aveva manco detto una parola, aveva guardato come stava seduto, quindi cioè, immaginiamo e non si è sbagliato, poi la storia gli ha dato ragione, insomma, no? Quindi pensiamo, no? Cioè, fino a che punto noi, cioè quello che noi siamo dentro traspare fuori in tutto, cioè in tutti i minimi dettagli, movimenti del viso, sguardi, occhi, gesti, posture, d'accordo? E poi lo stile che noi abbiamo, no? Perché cioè c'è uno stile divino e c'è uno stile umano, questo non c'è niente da fare, lo stile divino è stile divino e quando una persona che ha uno stile divino incontra magari una persona che proprio sta proprio fuori, nel senso che non ci pensa manco lontanamente, quella persona resta in qualche modo toccata, proprio toccata, colpita e a volte affascinata, non lo sa che cosa, dice ma che c'ha questo, non lo sa. C'ha che il suo esteriore riflette quella vita interiore senza, come dire, ostentare, senza dare atteggiamenti, insomma, costruiti, affettati, insomma, oppure preparati ad hoc, no? Come di quelli che si atteggiano da santi, che si vede subito, insomma, quando è tutto quanto artefatto e costruito, caricato in maniera indebita, no? Ecco, ma questo naturale sgorgare, trasparire fuori, dice Gesù, no? Dell'ordine interiore, è ovvio, quando questo non c'è, stai tranquillo che c'è qualcosa da lavorare dentro di te, sicuro al 100%, perché l'ordine insieme all'equilibrio, insieme alla misura, queste sono informazioni che ci vengono già dal libro della Sapienza, no? Tra l'altro l'ordine e la misura e l'equilibrio sono a livello filosofico gli elementi costitutivi del trascendentale, della bellezza. Cioè una cosa è bella quando in essa c'è ordine, misura ed equilibrio. E siccome cioè, Dio è la divina volontà, è la somma bellezza, quindi inevitabilmente una persona trasfigurata in Gesù, guardiamo, cioè,
ricontempliamo le ore della passione, no? La bellezza che Gesù conservava interiore anche nei, come dire, nei comportamenti, anche in circostanze drammatiche, no? Sempre mite, sempre gentile, sempre sorridente, sempre con lo sguardo dolce, davanti a quegli animali, insomma, no? E che cosa nota Luisa? Dice, certo, questi a un certo punto lo hanno bendato, ma non per, lo hanno bendato perché non lo sopportavano una cosa del genere. Non potevano vedere tutta quella bellezza che in maniera, come dire, delicata e inerte, però era, come dire, una indiretta, ovviamente, accusa alla loro bruttezza. Quindi quando c'è qualcosa del genere, le persone rimangono sempre toccate. Che succede? Una persona che c'ha il cuore aperto rimane toccata e si mette in cammino. Una persona che c'ha il cuore chiuso, questo che è stato ammesso ieri, oggi, la circostanza contingente, ha ascoltato bene la prima lettura, scatena le reazioni dell'empio che odia il giusto, perché è la condanna vivente del suo stile e delle sue azioni, no? Quindi pensiamo a tutte quante le dinamiche che si muovono in questo. Io abitando in loro vi formo il mio cielo e vi faccio trasparire anche fuori, notiamo il termine, l'ordine delle virtù che vi stanno dentro. E attenzione, perché ogni tanto io sento dire qualche cosa, spero che la vita nella divina volontà non prescinde dalle virtù, non so, ma immaginavo, cioè, la vita nella divina volontà, come dire, divinizza tutto quello che noi facciamo, d'accordo? Ma le virtù rimangono virtù e i vizi rimangono vizi, quindi se io ho un vizio me lo devo togliere, non è che posso pensare, insomma, che nella divina volontà questo magicamente scompare. Certamente più uno si addentra, più uno si unisce, sente dentro di sé la vita, insomma, la potenza del divin volere che fornisce un grandissimo aiuto, un grandissimo ausilio su tante cose, no? Già di per sé stesso smorza, affievolisce, a volte spegne alcune nostre tendenze negative, ma questo rimane assolutamente, come dire, il punto basico su cui dobbiamo muoverci in ogni nostro passo, no? E attenzione. Tu non vorresti essere mio cielo? Questa è una domanda che dobbiamo, nella nostra meditazione personale, porci e rispondere a Gesù. Vuoi essere il suo cielo? E bellissima la risposta di Luisa, non solo che voglio essere il suo cielo, ma voglio essere sconosciuta da tutti. Questa è l'anima mariana al 4000%. Non solo voglio essere il mio cielo, ma le cose più belle, certo che le virtù traspaiono all'esterno, non si possono, pure la Madonna era possibile nasconderle, cioè non puoi apparire una peccatrice se sei santa, ma tutto quanto la ricchezza della vita interiore, quello che abbiamo visto prima, no? I desideri, gli affetti, i pensieri, le inclinazioni, i palpiti, i sospiri, questi devono essere conosciuti da Gesù e dalla Madonna solo, senza essere conosciuti da nessun altro, perché è la dimostrazione anche vivente che chi ci sta a cuore è lui o è lei, non che gli altri pensino che io sono santo, ecco, ma che lui o lei vedano veramente la prova vivente del ricambio del mio amore nei confronti del loro. Bene, Santa Vergine, nel vestire cibo di Gesù, voler diventare il suo cielo, ecco, e raggiungere l'unione dei voleri, ecco, sono grandi orizzonti e che possano essere anche grandi desideri reali, ecco, desideri reali che diventino
vita diventino volontà ferma e diventino esecuzione, ecco, di tutti i mezzi possibili a nostra disposizione perché queste realtà possano veramente farsi carne nella nostra esistenza. Sapendo che anche in contesti, in momenti, ecco, delicati, difficili come questo, ecco, una cosa che tutti possiamo fare e che è molto gradita al cielo è dare un grande ricambio di amore a te e a Gesù, ecco, che tanto siete veramente disconosciuti e disprezzati e proprio, ecco, e evitati, ecco, e ritenuti inutili, a volte anche, insomma, calpestati. Se ci prende lo sconforto che dice ma che possiamo fare dinanzi a tutto questo? Questo lo possiamo fare sicuramente, chiamarci fuori e offrire un ricambio di amore non solo da parte nostra, ma come sappiamo nella divina volontà farlo anche per tutti. Questo lo possiamo sempre fare e questo è più importante di quanto noi possiamo immaginare. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.